Innanzitutto grazie, ci tenevo a essere qua, anche se oggi abbiamo Consiglio dei Ministri, però siamo ben rappresentati perché questo è uno dei nodi cruciali. Il tema dell'auto dal punto di vista pragmatico ma anche dal punto di vista simbolico, perché una di quelle trincee è la linea del piave dei prossimi anni, perché l'auto, con tutta la filiera che ne consegue dal punto di vista della produzione, del design, dell'innovazione, della creatività, è uno dei nostri capisaldi. Fortunatamente negli ultimi mesi sta riaffiorando in diversi contesti, soprattutto europei, un po' di logica e un po' meno ideologia, perché avanti di questo passo il salone dell'auto fra 4-5 anni ha un altro contesto, parla ad altri continenti, in altre lingue, con altri caratteri, anche tipografici. È chiaro che siamo in un contesto di libero mercato, però aver sentito che si parlerà di neutralità tecnologica probabilmente un anno fa o due anni fa sarebbe stata una bestemmia, perché c'era l'ideologia e l'integralismo del tutto solo da una parte. Il sindaco parlava del nord-ovest. Io penso che il nord-ovest, se continuiamo a lavorare in sintonia come stiamo facendo, sarà la sorpresa economica e industriale dell'Italia nei prossimi anni. Penso al combinato disposto della diga foranea di Genova, in questo mese sarò per la posa in acqua del primo cassone, penso ai lavori del terzo valico che quotidianamente stiamo accompagnando, vuol dire in un'ora da Genova a Torino, in un'ora da Genova a Milano. Penso ai cantieri TAV che stanno procedendo spediti, penso al polo logistico nell'Alessandrino che diventerà il grande retroporto di Genova. Vengo spesso a Torino, ci sono altri sindaci, altri governatori che mi richiamano un po', perché vai sempre a Torino, vai sempre in Piemonte? No, vado dove c'è qualcosa di interessante da accompagnare, da stimolare. Ricordo il collegamento con l'aeroporto e sui miglioramenti ci ragioniamo, ricordo gli investimenti per la metropolitana con il commissariamento. Tornerò a Torino venerdì perché sarò a Venaria a presentare tutti gli investimenti pubblici che come Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non solo a Torino ma in Piemonte, stiamo portando avanti. Eravamo a Cuneo, a Fossano, sarò a Novara per la tangenziale di Novara. Insomma, è un periodo per il Piemonte, non per il Piemonte, per il nord-ovest, perché il vecchio triangolo industriale Torino-Milano-Genova negli ultimi decenni ha lasciato spazio al nuovo triangolo che si è spostato verso nord-est. Ora io penso che sia una onesta e sana competizione, però il combinato disposto anche fra i saloni, Salone Nautico di Genova, Salone del Mobile e l'EICMA della Moto a Milano e Salone dell'Auto a Torino ti dà l'idea che da mare a terra a montagna è qua che si sta preparando il futuro. Sono anche in conflitto di interesse, vedevo il marchio, perché uno dei miei più cari amici è il proprietario di Auto Torino, quindi non so se ci sia anche una sua sponsorship dietro il logo che avete organizzato. Però voglio essere fiducioso e voglio sperare, al di là dei riscontri elettorali, non mi interessa, che chiunque andrà in Europa nel prossimo mandato riconsideri la follia e il furore ideologico degli ultimi anni che ha messo fuori competizione un intero settore. Perché dire di no ai biocarburanti? Perché dire di no al motore termico? Perché evitare di entrare per lavoro nelle città ad auto del 2016 e del 2017? E quindi io penso che occorra mettere tutti sullo stesso piano. Noi stiamo lavorando come Ministero sul tema dell'idrogeno, ci sarà in Lombardia la prima ferrovia idrogeno, la Brescia Iseo-Edro, ma è fuori mercato oggi come combustibile. Oggi pomeriggio sarò a Pavia, se ci sente Toninelli si offende, però a riportare l'Italia nel contesto dei paesi sviluppati occidentali che torna nel dossier del nucleare, ma non sono forme di produzione che arrivano domani mattina. Quindi lo dico chiaramente, dire di no ai motori a scoppio, dire di no alle auto a diesel e a benzina è una fesseria. Non si può pensare di rinunciare alle auto a diesel e a benzina nell'arco dei prossimi anni. Penso anche all'autotrasporto, penso
a remoto. Quindi in questo anno e mezzo stiamo lavorando per la sostenibilità ambientale vera, quindi auto, treno. Apro una piccolissima parentesi, visto che parlava di carrozze. Uno dei dossier che ho trovato sul tavolo, che era inevaso da anni, anche se era a portata, è quello che riguarda il motorismo storico e le targhe storiche, e quindi abbiamo approvato un regolamento sulle targhe storiche perché decine di migliaia di appassionati possono finalmente vedere sulla loro auto storica e sulla loro moto storica una targa degna di questo nome e non una roba. Le auto storiche sono veramente storiche, eccetera, 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 perché in Italia ovviamente c'è sempre. Intanto a me interessa che su quella Vespa o su quell'Alfa Romeo ci sia una targa che rende merito a quel sacrificio e a quell'appassionato. Poi andremo a vedere se sono tutte veramente storiche, se c'è qualcuno che gira per Torino per non pagare il bollo, però è un di cui, per intenderci. Stiamo lavorando, e riguarda tutti gli automobilisti, ho preso in mano il tema delle motorizzazioni civili, perché ci sono alcune situazioni non degne dell'Italia del 2024 in tempi di concessione delle patenti, in tempi di revisione soprattutto dei mezzi pesanti, perché noi stiamo andando verso il green, ci sono alcune situazioni italiane dove ci metti un anno e mezzo a fare la revisione del mezzo pesante, quindi anche su quello stiamo intervenendo. Entro, che ringrazio il direttore perché Quattro Ruote è stata una delle realtà giornalistiche più attente e meno ideologiche, più pragmatiche, sarà legge il nuovo codice della strada, disegno di legge sulla sicurezza stradale, perché noi possiamo avere la quinta corsia sulla Milano Laghi o fare tangenziali in tutto il Piemonte, ma 3.159 morti. Spesso siamo andati d'accordo, ogni tanto abbiamo approfondito il dossier, ad esempio su alcuni dossier, le zone a 30 all'ora, che in alcuni ristretti segmenti di città sono assolutamente utili. È chiaro che se in un capoluogo di regione, non parlo del Piemonte, pretendi che tutti vadano in giro a 30 all'ora, quello non è sostenibilità ambientale, quello è il caos elevato. Non so se voi avete mai, io l'ho provato, non so se voi avete mai provato andare per lunghi tratti a 30 all'ora, è complicatissimo. Oltre che l'occhio va sul contachilometri che non superi 29 e non sulla strada, quindi è chiaro che in alcuni tratti pericolosi delle zone a traffico limitato, dei controlli, dei 30 all'ora sono sacrosanti, come gli autovelox, c'è la discussione aperta con i sindaci, in alcune zone pericolose ad alta incidentalità l'autovelox serve, ce lo diciamo sottovoce, io sto facendo una direttiva, l'autovelox su stradone a tre corsie, a quattro corsie, con dei limiti di velocità magari cambiati dalla sera alla mattina, non c'entrano niente con la sicurezza e sono solo una tassa sugli automobilisti e sui motociclisti. Quindi stiamo cercando di, nel comparto auto e motorismo, di portare un po' di equilibrio, e il ruolo dei sindaci e dei governatori è assolutamente importante, quindi sì, sono ottimista. Stamattina per venire qua ho sentito qualche mio amico e mio conoscente che lavora nel settore dell'auto, non solo nella produzione, perché ormai purtroppo la gente che lavora nella produzione del settore auto in Italia è meno della metà di coloro che sono occupati nel settore della distribuzione, quindi concessionari auto. Gli ho dato un colpo di telefono dicendo, al di là delle statistiche che sono uscite sui giornali, state vendendo? Quanto state vendendo? Cosa state vendendo? E a me hanno detto qualcosa che, su cui dobbiamo ragionare come governo e come sistema Italia e anche come ministri. I bonus che noi stiamo mettendo sul tavolo raramente rimangono in Italia, perché se stiamo sulle auto elettriche, che in Italia sono un mercato assolutamente marginale, ce lo diciamo, nonostante le pubblicità televisive a ogni ora del giorno, della notte, tu qualunque programma c'hai le auto elettriche, però poi il consumatore fa due conti e la maggior parte delle auto elettriche vendute non sono italiane, non sono europee, ma sono cinesi. Siamo nel libero mercato, ovviamente la domanda che dobbiamo farci è che senso ha mettere un miliardo di bonus auto, di denaro pubblico dei cittadini sul tavolo, quando una buona parte di questo miliardo non finisce a Torino ma finisce a Pechino. E quindi il ragionamento va assolutamente fatto, perché non vorrei che
ci fosse un suicidio assistito di un'intera filiera produttiva. Se non facciamo niente, questo è il destino. E mi secca che i soldi di un operaio piemontese vadano a sanare i bilanci di una fabbrica cinese. Lo ritengo veramente ingiusto. Le emissioni in Italia stanno bruciando carbone come se non ci fosse un domani, quindi è veramente un suicidio non solo industriale ma anche ambientale clamoroso. Abbiamo costruito un asse come Italia, abbiamo fatto un'alleanza anche con i tedeschi, nonostante sia complicato perché ci sono i verdi al governo di là, per bloccare appunto il furore ideologico del solo elettrico, io dico anche elettrico. Poi parlerete di neutralità, se uno vuole l'auto elettrica compra l'auto elettrica, se uno vuole la diesel, uno compra l'ibrido, uno compra il monopattino, uno compra quello che vuole. Abbiamo tenuto aperto lo spiraglio inserendo il dibattito sui biocarburanti, che in Italia ovviamente il nostro sistema agricolo è assolutamente con il sistema industriale andare o per lavoro o per vacanza, rischierà di pagare tra i 200 o 300 euro in più, perché per decarbonizzare l'Unione Europea ha imposto una nuova tassa che si chiama ETS, che va sostanzialmente poi a ricadere sui consumatori. Ecco, io penso che il Green Deal vada accompagnato, riguarda anche la casa green, l'auto green, però con delle agevolazioni, non con tasse, divieti e regolamenti, altrimenti poi uno sceglie altro. Se oggi non faccio pubblicità ai marchi, però se oggi uno entra in autoconcessionario a Milano e un'auto elettrica cinese di ottima fattura ti costa meno della metà di un'auto elettrica simile di produzione continentale, ragazzi, uno può essere nazionalista o patriottico o sovranista quanto vuole, ma se una ti costa 36.000 euro e l'altra ti costa 70.000 euro, puoi fare tutti i bonus che vuoi, tutte le pubblicità su Canale 5 che vuoi, però se tu a Bruxelles eri convinto, o a Berlino o a Stoccarda, eri convinto in maniera demenziale che saremmo stato noi con queste norme a invadere il mercato cinese, e invece ci sono le fabbriche tedesche in sovrapproduzione perché sono i cinesi che hanno invaso il mercato tedesco, e allora bisogna fermarsi prima che sia troppo tardi. Il codice della strada, prevediamo l'educazione stradale a scuola, prevediamo più controlli, ci sono alcune novità, tra cui il ritiro breve della patente per chi usa sta roba qua al volante, il telefonino, perché la prima causa di incidenti non è la velocità, non è l'alcol, ma è la distrazione dovuta all'utilizzo del telefonino alla guida. Prevediamo il ritiro breve della patente, questo l'ho chiesto direttamente io, per chi abbandona degli animali lungo le strade, perché è un comportamento incivile e pericoloso. E poi però le norme ne devono seguire le quattro ruote, ma anche le due ruote. E quindi non so com'è la situazione a Torino, ma io vivo fra Milano e Roma. Ormai ci sono monopattini che vanno a 40-50 all'ora in tangenziale sul raccordo anulare, contromano, abbandonati ovunque, e quindi siccome le regole sulla strada valgono per tutti e la salute vale per tutti, abbiamo introdotto l'obbligo di assicurazione, casco e targa anche per i monopattini, perché se crei un danno ne devi rispondere come ne rispondono gli automobilisti e i motociclisti.